Dark Souls, sotto la fortezza di Sen, e andiamo a battere i gargoyle alla chiesa. Saliamo le scale e ci dirigiamo verso la chiesa. Ciao! Ciao! Piacere, Kelly! Francesco! Allora, quindi, sei venuta qua a imparare oggi? Sì. A che giochi? Dark Souls. Interessante. È un gioco di ruolo abbastanza impegnativo. Piacciono le cose impegnative. Sì. E quindi cosa devi fare? Allora, in pratica... Anzi, cosa dobbiamo fare? Ecco, cioè, un po' voglio giocare. Beh, ti devo insegnare prima cosa. Ah, beh. Però, allora, per insegnarti tu non ti devi mai annoiare. Questo gioco è basato proprio sulle persone che si annoiano. Cosa e smettono di giocare. Per perché che smettono di giocare. Ah, dici, se uno si annoia facilmente... Sì, in questo gioco ti annoi facilmente. Molto possibile. Non ti sei mai annoiato? No, mai. Io ho finito circa 5 volte. Ah. Questo gioco non ti a me non annoia. Quindi se vuoi imparare, armati di pazienza. Vabbè, dai, magari lo rendiamo un po' più divertente, su. Dato che siamo in due. Sei lui? Sì. Un mago, la classe che ho scelto. La classe... praticamente è, diciamo, il tipo di personaggio che scegli all'inizio. Quello per vedere che arma utilizza il tuo personaggio nel gioco. Se tu preferisci utilizzare una spada o la magia. Quindi il personaggio cambia in base alle armi. Esatto, alle armi che tu vuoi utilizzare nel gioco. O le armi cambiano in base al personaggio. No, le armi sono sempre le stesse. Ah. Ok. Allora. Quindi adesso... Senti, ma dove sei? Adesso in una chiesa. Devo andare in cima per battere due gargoyle, che sono i boss, diciamo, di, tra virgolette, questo livello. Questo gioco non è fatto a livelli, è un mondo aperto, tu puoi fare qualsiasi cosa... Interessante. Puoi fare. E quindi, fammi capire, quando muori, quando finisci le energie... Sì, vedi la barra rossa? Sì. La barra rossa è la vita, è che la ha il vita. Mio personaggio. Ok. La barra verde invece è l'energia, quindi per fare gli spostamenti, correre, rotolare o colpire. Ok. Utilizzo la barra dell'energia. Quindi per esempio, con questo tasto io rotolo. Sì. Se lo tengo premuto corro. Mm-hmm. Questi tasti, questo tasto serve per il movimento. Sì. Questo per muovere la camera. Ah, okay. Per guardarti in giro. Quelle cose da vomito in consumo. Sì. lo so, non è facilissimo, è una cosa secondo me più difficile imparare a muoversi.